Cerchiamo di capire in questo video se questa persona ti pensa e cosa pensa di te, se c'è un coinvolgimento o se non c'è un coinvolgimento. Ricordo che i tarocchi sono validi nel momento in cui vengono visti, non nel momento in cui vengono fatti, e ricordo inoltre che utilizzano il principio della sincronicità, quindi un collegamento tra eventi diversi, come ad esempio la stesa dei tarocchi e degli effetti che accadono. Salutiamo Gina e ricordo ancora che i tarocchi sono delle metafore che vanno interpretate dal consultante, da chi ascolta i tarocchi. Salutiamo Pamela e Keiza. E quindi questo è importante ricordarlo. È una cosa fondamentale perché le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Salutiamo anche Chris Chris. Ricordo inoltre che chi volesse fare una domanda in chat deve o abbonarsi al canale oppure fare una domanda tramite una donazione. Quindi non rispondo assolutamente a persone che non sono abbonate o che non fanno donazioni. Questo giustamente per rispetto delle persone che fanno donazioni e che sono abbonate. Quindi quello che devi fare è concentrarti su una persona che capire, diciamo, andremo a capire se questa persona ti può interessare, ti pensa, non ti pensa, anche se c'è lontananza, se ti ama o se non ti ama. Quindi, una volta che ti concentri su questa persona, inizia a scegliere o il Buddha come primo testimone, mentre metti un like che non ti costa niente, o la piramide come secondo testimone, o la stele come terzo testimone. Quindi fai la tua scelta: Buddha, piramide, stele. E partiamo ovviamente dal Buddha. Vediamo se questa persona ti pensa o non ti pensa e se è innamorata, se ti amo o non ti amo. Partiamo con la scelta del Buddha e partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. E allora, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, vediamo se questa persona è innamorata di te, questa persona su cui stai concentrando, ti pensa o non ti pensa. Allora, direi che allora, c'è sicuramente un inizio di relazione, perché diciamo, anche se è una relazione agli albori, si prevede che ci sarà una crescita in questa relazione, soprattutto da un punto di vista delle energie femminili, della luna, e che arriverà a un compimento. Quindi è una relazione che possiamo definirla in crescendo, passa da un inizio, che è probabilmente la fase in cui tu ti trovi, insomma, per arrivare, diciamo, se verrà sviluppata l'energia femminile, a un compimento. Un compimento che significa una relazione che probabilmente potrebbe svilupparsi alla luce del sole. Però vediamo ancora se ci sono degli ostacoli e come poi gestirli con i consigli dei tarocchi Zen, utilizzando in questo caso i tarocchi di Marsiglia, cioè gli arcani maggiori e minori, ovviamente assieme dei tarocchi di Marsiglia, arcani maggiore e minore dei tarocchi di Marsiglia. Maggiori e minori, che ricordo i tarocchi di Marsiglia sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese, studiati da Gustav Jung, Carl Gustav Jung, che parla della psicologia analitica, e anche salutiamo anche Green Apple, e anche da Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Allora, ti pensa questa persona, anche se non vi sentite, siete a distanza? Allora, sicuramente allora, ci sarà un inizio, però diciamo che
Il coinvolgimento emotivo non è molto forte perché il paggio di coppe è al contrario, mentre c'è una buona trasgressività tra voi e abbiamo anche il cavaliere di spade, sempre al contrario, che rappresenta un po' una trasgressione, ma diciamo abbastanza definita, abbastanza circoscritta. Quindi questa è una persona che sicuramente vuole iniziare una relazione con te, la relazione crescerà, ma in questo momento, nel qui ed ora, non prova ancora dei sentimenti per te. Cioè, sono dei sentimenti, ma abbastanza flebili, abbastanza labili, abbastanza, diciamo così, potremmo definirli en passant, tanto salutiamo anche Leonardo. Potrebbero evolversi in qualcosa di importante. Adesso vediamo i suggerimenti che ci danno i tarocchi Zen di Osho affinché questa relazione possa evolversi. Quali sono le cose che possono far evolvere, possono far crescere questa relazione? Vediamo un attimino. Quali sono i consigli affinché questa relazione possa diventare una relazione più importante, diciamo così. Mescoliamo le carte e andiamo a vedere quali sono diciamo, le cose da fare per ottenere dei risultati. Per ottenere dei risultati. Allora, utilizziamo in questo caso i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e scegliamo anche qua le prime tre carte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo cosa ci dicono. Beh, allora, i consigli sono: evita di farti condizionare. Evita di farti condizionare perché probabilmente ti stai facendo un po' condizionare, magari non da questa persona, ma da tutto l'entourage, no? Tua madre che ti dice oramai hai 40 anni, hai 50 anni, sei una zitellona, per dire. Quello è un condizionamento. Oppure qualunque sia un condizionamento sociale che in qualche modo ti può bloccare fondamentalmente. E poi abbiamo evita di fare confronti, di confrontare te stessa, ad esempio, con altre donne. Anche qua, nelle relazioni sentimentali, molte donne si autoconfrontano in modo fallimentare, non vedono l'amica magari sistemata e sposata e vedono se stesse che invece non hanno, come dire, uno straccio d'uomo o uno straccio di donna, io parlo al femminile, quindi si sentono, come dire, cioè non uno straccio d'uomo, magari ce l'hanno. Quello che le porta al parcheggio del cimitero, ma non hanno una relazione importante. Quindi evita di fare colpi di testa perché finirai giù dal baratro. Quindi mantieni attiva la razionalità. E questo è il suggerimento. Passiamo adesso alla seconda stesa. Sempre ti pensa questa persona, ti ama anche se siete distanti. Passiamo alla seconda stesa che è la stesa della piramide. Quindi diciamo che questa persona, diciamo, sicuramente per quanto riguarda la prima stesa del Buddha è coinvolto con te, ma non troppo, insomma, non è che si sta strappando, come dire, i capelli dalla testa perché, come dire, non ti vede o non ti sente, insomma. E quindi poi una relazione senza lode, senza infamia. Diciamo che il minimo sindacale c'è, ma adesso passiamo alla stesa della piramide. Vediamo cosa ci dice la stesa della piramide. Vediamo che ci dice la stesa della piramide. Se questa persona è coinvolta, è innamorata di te, anche se non ti pensa. Quindi tu pensa a una persona, ovviamente. Scegliamo le prime tre carte. Beh, abbiamo, direi che anche qua non sono male. Abbiamo sempre il matto, quindi rappresenta un po', diciamo, una persona che si impegna, ma non più di tanto, fondamentalmente. Il matto si impegna emotivamente, potrebbe essere un po' un Peter Pan, una persona che non vuole solidità. Comunque il matto non è che vuole creare un nucleo familiare, diciamo, assolutamente.
servirà pazienza, servirà tempo, quindi una relazione che perché possa decollare ci vorrà 1, 2, 3 anni, insomma anche 5 anni talvolta nella pazienza e comunque alla fine raggiungerà un obiettivo, è uscito nuovamente il sole, quindi alla fine un obiettivo si raggiungerà. Però è una persona che è intrinsecamente inaffidabile, diciamo, è intrinsecamente inaffidabile. Però le persone spesso inaffidabili potrebbero diventare un po' più affidabili lavorando in qualche modo. Potrebbe essere un Peter Pan, una persona che... Quindi sta a te decidere, insomma, perché come dico sempre io, piuttosto che cambiare una persona è meglio cambiare persona. Quindi piuttosto che cambiare, che cercare di cambiare una persona, è meglio cambiare persona. Intanto viviamo in un mondo in cui siamo pieni di gente, no? Basta che uscite fuori, c'è una sovrappopolazione, abbiamo superato gli 8 miliardi, addirittura tra qualche anno sentivo, rischieremo di arrivare presto ai 10 miliardi di persone, ragazzi. Non è che ci vorrà più tanto. Vabbè che voi siete anziani, forse non arriverete mai in quel momento lì, però... diciamo che c'è la possibilità di arrivare addirittura a 10 miliardi di persone che diciamo sono tanti. Pensate che nel 1700 c'erano 700 milioni di persone sul pianeta. Quindi da 700 milioni a più di 8 miliardi abbiamo moltiplicato per 10. In fondo dal 1700 ad oggi sono passati 300 anni, non è che sono passati chissà che cosa. Che anche per la Terra sono uno sputo, diciamo, uno sputo terminale. Quindi vediamo comunque in questo caso con gli arcani maggiori dei tarocchi cosa ci dicono in più. Siamo sempre alla stesa della piramide. Allora abbiamo in questo caso, abbiamo in questo caso dei sentimenti. Seppur piccoli sono presenti, è una persona che vive la passione a 360 gradi ed è comunque una persona che ha una sua stabilità. Diciamo che non è un catramista, diciamo, una persona che ha una sua stabilità e che quindi può dare qualche cosa. Quindi, e ci sono anche dei sentimenti non eccessivamente sviluppati. Ma anche da un punto di vista sentimentale, comunque c'è una connessione, va ovviamente fatta crescere, e però le chance, le possibilità, diciamo, ci sono tutte da questo punto di vista. Probabilmente non sarà l'uomo o la donna della tua vita, però potrebbe essere una relazione interessante. Vediamo quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. E allora, suggerimento, dai fiducia a te stessa o a te stesso, non portarti dietro traumi da vite passate, le tue vite passate che influenzano ancora quella di oggi, e poi cerca di fare uno strappo alla coscienza, cioè non puoi avere tutte queste visioni, diciamo, di natura nefasta, di natura negativa. È assolutamente sbagliato questo. Bisogna assolutamente tagliare questa situazione e guardare oltre. Vediamo quindi la terza stesa. Ti pensa questa persona? Non ti pensa? Terza stesa della stele, perché ha scelto la stele. Vediamo la stesa della stele perché ha scelto la stele. Siete a distanza, ma questa persona, anche se non ti sente, non ti scrive, ti ama, non ti ama, cosa vuole? Insomma, vediamo un attimino. Stesa della stele. La stesa della stele. Tagliamo, scegliamo le prime tre carte per quanto riguarda la stesa della stele. Oh, esce sempre una carta del mondo. Prima era il sole, oggi è il mondo. Abbiamo l'appeso al contrario, quindi qualche ostacolo ci sarà nella relazione, ma anche qua io la vedo una relazione che può funzionare perché nonostante qualche ostacolo, comunque il carro ti può portare alla vittoria se tu trovi il tuo equilibrio. E
Abbiamo proprio la carta del mondo, che è l'ultima, la carta del mondo, sì, che è l'ultima carta e che rappresenta un po' il completamento. Quindi questa è una relazione che può diventare veramente importante. Se tu trovi il tuo equilibrio interiore tra logica ed emozione, quindi è importante trovare sempre il proprio equilibrio interiore. Vediamo alcune caratteristiche ancora con i tarocchi di Marsiglia. Arcani ovviamente maggiore e minore dei tarocchi di Marsiglia. Tagliamo e vediamo che ci dicono le prime tre carte. Beh, direi che anche in questo caso andiamo benino, quindi questa è una relazione che può andare veramente davanti. È uscito in un nuovo mondo e ricordo che pescare la stessa carta su due mazzi diversi, uno con 22 e uno con 78 carte. Ho fatto il conto la volta scorsa, c'è lo 0,14%, quindi oppure il 14 per 1000, insomma, che arrotondando a 1000. Quindi diciamo che il fatto che sia uscito due volte la stessa carta su due mazzi diversi conferma che alla fine le cose andranno bene, fondamentalmente. E quindi c'è anche l'universo dalla tua parte, quindi la fortuna girerà per il verso giusto e quindi una relazione che questa, in questo caso, rispetto alle altre due, tenderà a consolidarsi, tenderà a diventare una relazione stabile fondamentalmente. Vediamo un po' i suggerimenti che provengono in questo caso, anche in questo caso, dai tarocchi Zen di Osho che, ricordo, vengono utilizzati per dare delle indicazioni. Dare delle indicazioni che possono essere abbastanza precise. Allora, tagliamo e vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora. Beh, le cose sono: trova un compromesso, probabilmente per la distanza, per le cose devi trovare un compromesso, non impuntarti sulle tue idee, che peraltro possono essere giuste, ma ci va un compromesso. Un po' di pazienza e una nuova visione un po' più ampia delle cose ti porteranno ad avere successo. Quindi questi sono i suggerimenti che provengono in questo caso. Quindi diciamo che questa terza stesa dà ottime chance per chi volesse sviluppare questa relazione. Bene, mettete un like se il video vi è piaciuto e vi posto anche il link del nuovo canale Cammino Iniziatico. Iscrivetevi che deve arrivare a 1000 questo canale Cammino Iniziato.